Siamo qui all'ingresso del tunnel della Sorgente perché oggi inizieranno le operazioni di bonifica di questo sito, che è una delle spiagge più belle della nostra città. Siamo qui a dare una risposta concreta come amministrazione Falcomatà a tanti cittadini che in questi giorni hanno chiesto a gran voce che venisse ripulita quest'area. E lo stiamo facendo anche quest'anno, per l'ennesima volta, lasciatemi dire, dopo le attività di bonifica che già avevamo fatto l'anno scorso. Ne approfitto per ringraziare i volontari dell'associazione che costantemente stanno restituendo accanto all'amministrazione dignità e decoro a quest'area della Sorgente che è veramente bellissima. Ecco, lasciatemi dire che questa è un'azione fortemente voluta dal sindaco, dall'amministrazione, proprio per consentire a tanti reggini che abitano qui vicino ma che vengono da ogni parte della città di godere di questa splendida spiaggia che si trova proprio oltre questo tunnel. Tunnel che tornerà finalmente agibile, oggi inizieranno le operazioni di bonifica che proseguiranno da parte di AVR probabilmente anche nella giornata di domani, perché oggi, come vedete, a causa di tutto questo che c'è, non si riuscirà a completare. E consentitemi però di fare un appello alla gente per bene di Reggio, un appello ai cittadini per bene che sono la maggior parte di questa nostra bellissima città. Impegniamoci a tutelare le nostre bellezze. Noi oggi siamo qui e ripuliremo e vorremmo veramente che tutti noi cittadini fossimo custodi della pulizia che poi si va a fare, perché alla fine fruiamo della sorgente tutti con le nostre famiglie, con i nostri figli, con i nostri nonni. È un luogo bellissimo che appartiene a tutti noi. Ridurlo in questo modo non è una cosa civile, quindi noi puliremo per l'ennesima volta, aiutiamoci tutti a mantenerlo pulito, come sta facendo anche l'associazione che sta restituendo decoro e bellezza anche alla spiaggia e che ringrazio ancora una volta. Però lasciatemi fare una considerazione anche di carattere politico. Non è possibile, sebbene ci troviamo in periodo di campagna elettorale, assistere a questi continui teatrini di una certa parte politica che siede attualmente in consiglio comunale, che continua semplicemente a riprendere le brutture della città senza mai dare una soluzione. Noi siamo qui oggi a dare delle risposte concrete, perché amiamo veramente la nostra città e non godiamo a vederla sporca e deturpata da incivili in questo modo. Quindi ripuliremo e vogliamo dare delle risposte ancora una volta. E chi siede in consiglio comunale ha doveri di dare queste risposte, non soltanto di dire ciò che non va, il brutto che c'è. Perché è ovvio che nessun amministratore mai dovrebbe godere di vedere la città sporcata in questo tunnel che porta a un posto bellissimo. Piuttosto si dovrebbe impegnare a dare delle soluzioni, ma le soluzioni le diamo noi, siamo qui oggi a pulire.